Piccola confessione, sono vestita tutta di bianco perché questa è nuova. Questi sono nuovi. Oggi è sabato, siamo in zona rossa, non so dove andare e mi sono detta perché non vestirmi con tutte le cose nuove che ho. Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di capispalla per la primavera e perché no per l'autunno, perché sono due stagioni che si assomigliano molto tra di loro, solo che la primavera va dal freddo verso il caldo, mentre l'autunno va dal caldo verso il freddo. Quindi in questo video parliamo di capispalla must have per queste stagioni, quali sono, perché lo sono e qualche consiglio utile su come indossarli e abbinarli. Questo video vi sarà utile se siete alla ricerca dei vostri primi capi da aggiungere nella vostra collezione da primavera o autunno, così come vi può essere utile se invece state già partendo da una buona base e avete bisogno di qualche ispirazione su capi da introdurre nella vostra collezione o magari qualche spunto su come abbinarli in modo diverso da come siete abituati. Un paio di cose che ci tengo a dire assolutamente in questo video è che nessuno di questi capi, no, bugia, solo uno di questi capi è nuovo, mentre tutti gli altri sono già nel mio armadio da qualche stagione, per cui da qui mi ricollego al consiglio che mi sento di darvi, che è quello di investire sempre in capi di qualità e dal taglio classico o comunque evergreen che potranno rimanere nel vostro armadio per tanti anni e non solo per una stagione. Io stessa seguo questo principio quando acquisto capi spalla perché preferisco spendere qualcosina di più per capi che mi serviranno per tanti anni, piuttosto che comprare qualcosa di tendenza che mi durerà una stagione e che nella stagione successiva non potrà essere più indossato. Uno, perché il mio budget non è così ampio da permettermi di acquistare prodotti di qualità e di tendenza allo stesso tempo, e poi perché non mi piace spendere soldi e penso a nessuna piaccia spendere soldi per cose che saranno nell'armadio per 1 o 2 mesi e poi saranno solo uno spreco di soldi. E quindi, per quanto riguarda i capispalla e mi sento di dire anche le scarpe, gli accessori, meglio sempre investire qualcosina di più, comprare meno pezzi, ma assicurarsi sempre di scegliere cose di qualità e che ci dureranno per tantissimo tempo. E quindi, ora che ho finito di darvi i miei consigli, passiamo ai capi che ho nel mio armadio, perché ce li ho e come li indosso. Il primo è ovviamente questo bellissimo cappotto che avete già visto in almeno un altro video, che era quello con gli outfit invernali. Questa è l'aggiunta più recente nel mio armadio ed è un cappotto oversize mistolana color cammello ed è assolutamente un evergreen, perché questo tipo di cappotto è sempre utile nell'armadio perché può essere indossato sia con tantissimi strati sotto, quindi per stare più caldi, così come può essere indossato anche sopra qualcosa di più leggero in primavera. Il colore ovviamente è molto versatile, si può indossare sopra tantissimi altri colori e quindi è perfetto da avere nell'armadio. Io di solito lo indosso con un outfit un pochino più casual e quindi un maglione molto chunky perché dentro ci sta benissimo, un paio di jeans, così come posso anche indossarlo sopra un qualcosa di più elegante, come ad esempio un tailleur, perché di nuovo è abbastanza oversized da permettermi di stare comoda e non sentirmi costretta dentro. Il secondo cappotto, che è un altro mio cappotto preferito, ce l'ho nell'armadio da almeno 2 anni, è un cappotto in lana di Massimo Dutti e di nuovo io lo indosso anche in inverno perché non ho particolarmente freddo, però è abbastanza leggerino e quindi perfetto anche per la primavera perché ovviamente ti dà quel piccolo strato di calore in più quando hai bisogno di vestirti un pochino più primaverile e quindi non hai più voglia di indossare quelle cose super pesanti e super calde in primavera. E quindi indossare un capospalla caldo salva qualsiasi tipo di situazione. Questo cappotto è perfetto perché ha un taglio molto dritto, molto classico e i colori si abbinano a un sacco di altri colori perché c'è un po' di bordeaux, un po' di blu e un po' di beige, tutto quello che serve per
completare un outfit e quindi lo posso benissimo indossare sopra questo outfit tutto bianco e beige, così come lo posso indossare come qualcosa di più divertente sopra un outfit total black, oppure lo posso indossare col rosso, così come col blu e tantissimi altri colori, perché ad esempio se lo metto anche vicino al rosa ci sta benissimo e questo è un power outfit che indosso in primavera, quindi lo indosso sopra colori pastello che in primavera sono assolutamente necessari. Questo cappotto di Massimo Dutti, essendo uno stile molto classico e molto evergreen, lo trovate anche in tantissime altre versioni e altri colori, ma direi che non sarà un problema trovare qualcosa di simile né su Massimo Dutti che su Mango o sul sito di Zara. A proposito di Zara, passiamo a quest'altro cappotto che è un altro mio cappotto preferito ed è un cappotto stile Chesterfield dal taglio un pochino più maschile, di nuovo color cammello, però un pochino più elegantino e quindi perfetto da indossare in primavera sopra un tailleur leggero e in colori pastello o un blu navy, perché questo cappotto grida eleganza ed è perfetto per completare un outfit da ufficio, quindi un outfit elegante e molto put together. Di nuovo un cappotto molto leggero ma caldo allo stesso tempo, perché ha una buona percentuale di lana e questo è quello che cerco nei cappotti quando li acquisto, quindi quelli in poliestere o in fibra artificiale li scarto quasi sempre perché non hanno un bel effetto e preferisco invece quelli di lana che sono davvero bellissimi, caldissimi e anche con il passare del tempo non perdono la loro bellezza, mentre è molto più facile che questo succeda con i capi in fibra sintetica. Questo cappotto controllato c'è ancora sul sito di Zara, quindi andate a darci un occhio se vi interessa acquistarlo. Un altro capo molto molto evergreen e assolutamente indispensabile nell'armadio di ognuna di noi è il chiodo. In questo caso è un chiodo in camoscio ed è un chiodo un pochino più particolare, ma ovviamente in base allo stile che avete voi, che vi piace indossare, potete scegliere un chiodo classico tipo nero in pelle, oppure se volete andare per qualcosa di più particolare come me potete sceglierlo in un colore pastello oppure color cuoio. E questo davvero ce l'ho da diversi anni, l'ho preso da Mango, ma il mio capo preferito per la primavera. Perfetto per uno strato leggerissimo sopra, per non avere freddo in primavera, ma essere comunque eleganti e sempre alla moda, perché no? Perché il chiodo è un altro di quei pezzi che non vanno mai fuori moda. Anzi, più lo trovate di qualità e più lo trovate fitted, quindi che vi sia alla perfezione, sarà un capo di cui non vi separerete mai nella vita, se non quando sarà completamente rovinato. Ovviamente il chiodo può essere indossato con moltissimi outfit e moltissimi stili, quindi a partire da un semplicissimo paio di jeans con una maglettina e un paio di scarpe da ginnastica e sei subito elegante, oppure indossato sopra un vestitino molto flowy, molto primaverile, o ancora sopra un maglioncino in cashmere e un paio di pantaloni un pochino più eleganti. Il chiodo va con assolutamente tutto. Ovviamente se è un colore un pochino più particolare bisogna starci un attimo attenti alla palette, però vi assicuro che è davvero un capo molto versatile e assolutamente indispensabile nel vostro armadio. Passiamo quindi ai capi un po' più da giornate uggiose. Il bomberino lungo in questo caso è perfetto per coprirci dalla pioggia e soprattutto se ho il cappuccio, perché quando piove in primavera fa davvero freddo. E avere anche solo un semplicissimo bomber leggero è perfetto per avere quella giusta copertura contro quel tipo di freddo, perché in realtà è più il vento e la pioggia che ci viene addosso che ci fa sentire il freddo piuttosto che le temperature. Questo l'ho comprato da Zara, di nuovo è un colore molto evergreen perché verde militare e quindi è sempre utile nelle giornate di pioggia. Ovviamente è lungo perché quando piove, non importa se è primavera o autunno,
più la giacca è lunga e più ci ripariamo dalle gocce che arrivano in punti più impensabili. Passiamo ora ai trench, io ne ho due, uno blu e uno beige, e sono entrambi dal taglio molto molto classico perché i trench sono un altro pezzo evergreen che non deve mai mancare nel vostro armadio. Di nuovo, sono perfetti per quando piove e soprattutto perfetti per quella parte della primavera in cui comincia a far caldo, ma non fa troppo freddo per indossare, ad esempio, un bomberino anche leggermente più pesante. I trench ovviamente si possono indossare con capi molto classici e molto eleganti, quindi perfetti per quando si va in ufficio, però abbiamo visto di recente che le tendenze di ora sono di indossare i trench con abbigliamento un pochino più casual e quindi fare questa combinazione con eleganza e tendenze, stile, moda, per avere uno stile molto cool e molto attuale. Quello che cerco in questo momento è un trench un pochino più lungo e un pochino più oversize, perché questi sono molto classici, mi piacciono un sacco, però sento la necessità di aggiungere un altro pezzo oversize per completare la mia collezione, perché il trench oversize è un vero lifesaver in quelle situazioni in cui piove, c'è tantissimo vento, ma abbiamo voglia di vestirci primaverili in ogni caso. Un altro pezzo per quando comincia a fare più caldo, ma non abbastanza per andare fuori senza giacca, è sicuramente una giacca in stile safari, come questa, ma in colore neutro. Questa è di Gap, ce l'ho da un sacco di anni. Ha un sacco di tasche ed è perfetta per quando fuori comincia a fare più caldo, ma non me la sento ancora di uscire scoperta perché, tra l'altro, quelle sono esattamente le giornate in cui si rischia di prendere un colpo di freddo e ammalarsi e rovinarsi la primavera. Questa è una giacca in jeans, però il colore e il taglio la rendono perfetta per essere indossata con un abbigliamento molto casual, quindi perfetta per andare a fare una passeggiata al parco o comunque da prendere e indossare al volo mentre si corre fuori di casa per andare, anche perché no, in ufficio. L'ultimo capo che vi voglio far vedere sono in realtà tre blazer, e i blazer sono di nuovo un vero lifesaver in primavera, perché quando si smettono di indossare le giacche, ma ci sono ancora quelle mattine in cui c'è un attimo di freschino fuori, c'è un po' di umidità, è assolutamente fondamentale avere un blazer strutturato e elegante da indossare sopra qualsiasi tipo di outfit, perché i blazer vanno davvero con tutto, basta trovare lo stile giusto. Ad esempio, questo che è nuovo, quindi una new entry nel mio armadio, ve l'ho già fatto nei due video precedenti, per cui se li avete visti lo conoscete già, ma è un blazer oversize che può essere indossato davvero con tutto, sia con un paio di jeans e una magliettina per un outfit molto casual, oppure può essere indossato con un vestitino corto o lungo o anche una gonna e un maglioncino. Quindi è davvero perfetto come strato in più quando fa caldo, ma non abbastanza per non indossare una cosa sopra le spalle. Poi ho altri due blazer che ovviamente riflettono di nuovo i capi assolutamente must have nell'armadio, perché oltre al blazer oversize nero è necessario assolutamente un blazer cammello dal taglio classico, perché questo è il pezzo perfetto per rendere qualsiasi tipo di outfit un pochino più elegante e un pochino più ordinato. Questo blazer può essere indossato così com'è sopra gli outfit, oppure per un look più rivisitato può essere indossato magari con una cintura e quindi senza chiudere i bottoni, per un outfit un pochino più moderno. Poi invece questo è un altro blazer che ho da tantissimo tempo nel mio armadio, l'ho acquistato su ASOS, ma è il blazer color pastello che non può semplicemente e non deve mancare nel vostro armadio primaverile, perché i colori pastello gridano primavera. Di nuovo, non ho detto la marca, però penso si sia vista. Questo è di Zara, così come anche questo. E per quanto riguarda i blazer, sono davvero molto innamorata di
tutti i blazer di Zara perché sono davvero bellissimi. Poi invece per i cappotti trovo bellissimi quelli di Massimo Dutti e quelli di Mango. Tra l'altro ho visto che su Mango ci sono tutti i cappotti invernali in saldo e quindi farò follia di nuovo, me lo sento. Detto questo, io ho finito di farvi vedere i miei capi must have per la primavera. Spero davvero di avervi dato un pochino di ispirazione, perché no, qualche spunto in più su come indossarli. Fatemi sapere qual è il capo di cui non potete fare assolutamente a meno in primavera, perché magari scopro anch'io qualcosa di nuovo. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un like, perché questo aiuterà il mio canale a crescere e i miei video ad essere visti da altre persone. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!